Eccoci qui ragazzi, benvenuti, benvenuti, fatemi vedere se ho collegato tutto il microfono e tutto quanto dovrebbe essere a posto. Francesco Balzano qui da Singapore. Oggi parliamo un po' di quello che è il brand Italia, di quello che è il Made in Italy, ma non a livello di business, a livello di soprattutto percezione, quindi di hype, di tutto quello che comunque caratterizza un po' l'opinione delle persone, soprattutto da un punto di vista estero. Perché dico questo? Perché io, molti di voi non lo sanno, ma ho viaggiato parecchio, quasi tutta, insomma, la metà della mia vita l'ho passata viaggiando, soprattutto in barca vela, e quindi ho insomma acquisito una serie di percorsi di vita, di esperienze che mi hanno portato per oltre 65 paesi, oltre ad aver vissuto comunque in quasi tutti i continenti del mondo, ad avere magari un punto di vista che è un pochettino diverso da quello che magari è il classico punto di vista dall'Italia, da italiani. Allora, soprattutto adesso negli ultimi anni che comunque vivo qua, dal 2016 in pratica, che sono qua a Singapore in Asia, ho un ho avuto un notevole incremento di tutto quello che c'è stato poi soprattutto a livello percettivo del Made in Italy. Questo non lo dico soprattutto perché comunque lavoro con la Export of Singapore, quindi ci occupiamo di portare prodotti italiani all'estero e farli rivendere, ma bensì soprattutto perché molti di voi si ricordano, magari persone che sono un po' più anzianotte di me, le generazioni passate, anni 90, anni 2000, dove personaggi più o meno influenti, influenti, hanno comunque fatto dell'Italia un paese di successo. Parlo dei vari Pavarotti, dei vari anche a livello musicale, insomma, i personaggi che sono, hanno avuto uno spicco incredibile di fama a livello mondiale e hanno portato comunque l'Italia, il brand Italia, insomma, a livelli incredibili. Questo c'è stato chi si più grande di me, ovviamente si ricorda, italiani, anche non italiani, comunque, o anche italiani all'estero che comunque guarderanno questo video, soprattutto appunto. Una ventina di anni fa era molto molto più facile comunque quando si viaggiava all'estero parlare con le persone e farsi comunque capire o collegare comunque quello che è l'Italia, gli italiani eccetera con qualcuno di famoso. Insomma, quando uno viaggia all'estero e parla con qualcuno, una delle prime cose che chiede comunque di dove sei, e poi se diciamo per rompere il ghiaccio si incominciano a fare magari dei paragoni Italia, insomma, chitarra, mandolino, tutte quelle menate lì che ci hanno comunque profilato per anni e anni e avevano comunque un collegamento poi ai vari personaggi di spicco che all'epoca comunque facevano dell'Italia un paese che era visto a livello mondiale per quanto riguarda la musica, l'allegria, insomma a livello artistico, a livello storico, a livello monumentale, a livello del buon cibo, eccetera, come un paese diciamo assolutamente da visitare. E ultimamente, negli ultimi direi 10 anni, 15 anni, eccetera, ma soprattutto durante pre-Covid, diciamo durante la prima della pandemia, c'è stato un notevole calo di questo hype, di questa fama, diciamo, dell'Italia, degli italiani, eccetera. Questo perché? Perché nell'ultima generazione, nelle persone più giovani, c'è stata una specie di mancanza di personaggi di fama, di personaggi di spicco italiani che hanno comunque avuto questo eco a livello mondiale. Mi spiego meglio. Se nel passato comunque c'erano i vari Pavarotti eccetera che rendevano un pochettino l'Italia appunto famosa, nell'ultimo periodo, nell'ultimo decennio, mi viene difficile pensare a personaggi italiani che comunque hanno reso l'Italia, l'idea dell'essere italiani all'estero in maniera importante. Questo è sicuramente dovuto al fatto che non hanno preso in considerazione a livello estero quello che magari usciva dall'Italia, eccetera, eccetera. Quindi cosa ha causato questo? Ha causato che nelle generazioni di adesso, in pratica persone più giovani di me, hanno difficoltà a collegare quello che è l'Italia, quello che è l'italiano, quello che è il mondo italico, eccetera. Quindi questo significa anche, ragazzi, che molti ragazzi purtroppo non sanno neanche dove sia l'Italia, non collegano neanche a livello geografico dove possa essere l'Italia. Questo non dipende soprattutto dall'ignoranza, cioè sicuramente dipende dall'ignoranza, ma
non intendo dall'ignoranza dovuta magari al fatto che non sono scolarizzati, io parlo comunque magari di Singapore, però dovete capire che Singapore c'è il più alto tasso di universitari al mondo, quindi mi viene difficile che un universitario non possa comunque sapere dove è geolocalizzata è l'Italia, però non è questione di scuola, è proprio questione di anche voi italiani, se vi dico dov'è Singapore, la maggior parte magari non ha presente, magari fa ancora confusione col fatto che possa essere in Cina o vicino alla Cina, non c'entra assolutamente niente la Cina con Singapore ad esempio, però anche a livello diciamo americano e soprattutto lì parliamo proprio di ignoranza vera e propria, c'è questa pochezza anche nel capire dove possa essere proprio fisicamente l'Italia in una cartina geografica. Sanno magari che a forma c'è la forma dello stivale, questo soprattutto più nel mondo americano, nel mondo asiatico non hanno neanche idea che l'Italia è quella diciamo geograficamente a forma di stivale. Molti fanno ancora confusione con l'Italia, la Spagna, la Francia, molti purtroppo pensano che comunque in Italia si parli in Italia, Francia e Spagna si parli la stessa lingua. Non parlo di tutti, non faccio un discorso adesso, faccio un discorso per generalizzare, però ci siamo capiti, c'è comunque una forte ignoranza, una forte come dire difficoltà a focalizzare, a mettere il focus su quello che è l'Italia in generale. E, ripeto, questo è dovuto proprio al fatto che negli ultimi anni non c'è stato nessun allora magari una volta c'era la Ferrari che rendeva le cose più facili, c'è stato il 2006, adesso mi collego al calcio eccetera, che comunque hanno reso un pochettino le cose più semplici. Adesso nella situazione pre-Covid c'è stato addirittura un peggioramento di quello che è la percezione italiana, nel senso che se negli ultimi 10-15 anni non si metteva a fuoco un attimino quello che poteva essere l'Italia, non era considerata minimamente, con la situazione del Covid è stata completamente distrutta e affossata, soprattutto a livello poi di chi conosceva magari il Made in Italy. E politiche sbagliate, governi, situazioni, Covid, pandemia, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente questo ha fatto sì che si peggiorassero le cose, e non, questo non sono solo io a dirlo, sono poi dati statistici, eccetera. Ma lasciamo perdere. Quello che invece ci tengo a sottolineare è che c'è una, diciamo, una situazione post-Covid, una situazione che si è creata, voluta, non penso più non voluta, penso casuale, però con determinate situazioni che soprattutto anche nel mondo online, che possono piacere o no, vedi la Ferragni, vedi Fedez, eccetera, che sono comunque famosi a livello mondiale, hanno in un modo o nell'altro portato quello che la percezione dell'Italia a livello mondiale più, come dire, più ampia, più importante. Questo perché? Perché abbiamo avuto, soprattutto anche a livello di TikTok, influencer che in un modo o nell'altro, ripeto, che possono piacere o meno, con determinate percorsi, sono riusciti comunque a risuonare un attimino quello che è poi l'eco italiano. Basti pensare che anche questo, diciamo, questo discorso qua, collegato al mondo del pallone, con la vittoria dell'Italia nell'Euro 2000-2021, già giusto qualche settimana fa, ha fatto sì che praticamente diciamo si comincia nuovamente a parlare di Italia. Io ricordo che quando cominciavo quando già 15 anni fa mi trovavo comunque già all'estero, l'Italia comunque era conosciuta soprattutto a livello magari musicale eccetera, adesso incominciano comunque qua, soprattutto in Asia, dove magari 10 anni fa non era assolutamente minimamente considerata l'Italia, adesso a livello sia di pallone, a livello sia di influencer, a livello sia di social, a livello sia di cibo, basti pensare comunque che ci siano, ultimamente sono nati una miriade di canali importanti, famosi, di persone comunque famose, youtuber che comunque hanno fatto del loro canale un successo solamente perché hanno iniziato a fare viaggi culinari e non gastronomici in Italia. L'Euro 2000 l'abbiamo detto, il Giro d'Italia quest'anno ragazzi ha fatto un boom che voi non neanche immaginate a livello asiatico, ha avuto un collegamento con più persone a livello mondiale dall'Asia, Asia e Australia, insomma ha avuto un eco incredibilmente, non so, ripeto, se è stato casuale o meno, però spaventoso rispetto a quello che era la situazione pre-Covid. A livello calcistico, ovviamente io
Per quanto possa essere appassionato di pallone, a me non lo sono più, comunque non mi interessa molto il calcio, però ovviamente mi sono guardato le mie belle partite dell'Italia alle 3 di notte, perché questo è il collegamento che si poteva fare qua, essendoci 6 ore di fuso orario. E una volta che, man mano che andavamo avanti, tutte le persone che comunque conosco qua a Singapore, expat o singaporiani eccetera, comunque iniziavano a parlare dell'Italia, iniziavano a farmi complimenti eccetera. Quindi voi non potete neanche immaginare quello che vuol dire battere poi l'Inghilterra, per il fatto che, essendo un paese anglofono tra virgolette, a Singapore il calcio per lo più arriva dal Manchester, dal Liverpool, dall'Arsenal, quindi dalla Premier League inglese. Battere quello che poi è stato all'Inghilterra ha avuto una risonanza nelle persone incredibile, ma ancora tuttora, camminando per strada, capita di vedere di qualche singaporiano che comunque ha il jersey, la t-shirt, insomma, italiana. E il Giro d'Italia, abbiamo a Singapore, abbiamo una miriade di persone che comunque vanno in giro, che una volta che abbiamo fatto il Giro d'Italia, insomma, che hanno avuto qua la fortuna di vederlo con il GSN, che è una trasmissione streaming che lo ha portato qua per la prima volta in Asia, e appunto ha avuto un eco incredibile con persone che comunque li vedevi in giro con la maglia rosa. E appunto il canale di blogger, qui abbiamo a Singapore diverse influencer, celebrities che comunque fanno del cibo proprio un modo di vivere, di guadagnare soldi eccetera, e i canali gastronomici italiani hanno avuto successo incredibile nell'ultimo anno. E insomma, tutte queste cose qua accavallate tra loro più il mondo social ha fatto sì che si è creata questa situazione, questa percezione post-Covid, assolutamente con un hype incredibile, un hype che fa assolutamente bene, un hype che ha generato assolutamente di nuovo nelle persone la parola Italia, gli italiani, il modo di vivere eccetera, che comunque assolutamente rende, inorgoglisce poi gli italiani che sono all'estero. Ma a parte quello, comunque fa sì che chi ovviamente ha un business o chi comunque vende made in Italy all'estero o anche solo nell'Italia stessa, ha un appeal, una forte, diciamo, un forte guadagno, un forte ricavo da questo che poi che si è generato intorno. Basti pensare a noi come l'Expo di Singapore, al nostro store Master in Italy. Nell'ultimo periodo abbiamo avuto, avevo detto in uno dei video precedenti, un più oltre 30% di revenue, soprattutto dovuto anche all'impatto poi di Euro 2000-2021. Quindi, ma non ripeto, non è solamente una questione di pallone, c'è tutto quello che si è creato, tutti questi eventi che si sono creati intorno all'Italia, insomma, nel bene o nel male, hanno creato questo hype. Adesso come funziona? Funziona che abbiamo generato, abbiamo rivalorizzato il brand Italia, il Made in Italy. È importante adesso che questo non decada. Quindi come si fa a non far scemare tutto questo? Bisogna comunque continuare a tenere alto l'hype. Perché? Perché le persone più parlano, diciamo, ovviamente nel bene, perché se si parla, diciamo, in maniera negativa non fa di certo bene, ma comunque se si parla in maniera positiva o se se ne parla comunque, la gente comunque comincia a visitare l'Italia, comincia comunque a informarsi, comincia a avere una serie di mentalità che fa sì che essere italiani diventa innanzitutto di nuovo un punto di orgoglio, soprattutto per quelli che sono all'estero, e poi soprattutto aumenta poi il business, sia appunto per noi e per i nostri clienti che comunque fanno affari qua nel mercato asiatico, ma soprattutto poi per tutti quelli che sono in Italia, perché poi l'Italia è un paese che comunque insomma, vive moltissimo di turismo, quindi tutte le persone nel mondo asiatico, parlo soprattutto perché vivendo qua in Asia ho una percezione magari asiatica di quello che comunque è l'Italia, e insomma una fetta di turismo mondiale arrivando poi dall'Asia ha sicuramente un impatto positivo per quanto riguarda l'Italia stessa e gli italiani. E questo perché? Perché comunque portano soldi, portano acquisti, portano insomma
una serie di benefici incredibili. Quindi se questo, ragazzi, ancora nel 2021 non si capisce, se questo ancora si pensi che tutto quello che succede in Italia poi rimane in Italia, allora non avete proprio capito nulla. Quindi bisogna mettersi in testa che ormai ci sono ovviamente persone più influenti che altre, ma se questo hype, se quello che viene poi generato online lo si fa in maniera positiva, ovviamente si hanno tutti una serie di benefici, non solo, ripeto, noi, ma tutti quanti, in maniera poi di riflessa ovviamente rispetto a benefici proprio fisici che potremmo magari avere noi della Export to Singapore. Quindi questo per dirvi che in ogni caso c'è stato questo volente o dolente cambiamento pre-Covid, post-Covid, dovuto a tutte queste storie di cose che abbiamo visto nel video. E insomma, noi che siamo qua in Italia ci fa solamente piacere.